a tutti, ben ritrovati. Questa bellissima giornata di sole un po' particolare. Attendiamo che qualcuno un po' possa connettersi. Immagino che adesso i tempi cominciano a cambiare e che quindi c'è più voglia di stare fuori, giustamente e ovviamente. Quindi infatti vedremo anche noi con il nostro futuro, con i nostri programmi, cosa fare, cosa non fare, anche per, insomma, per non lavorare per nulla, ecco, tra virgolette, lavorare per nulla. A parte che tanti so che guardano la sera, magari quando tornano da casa, dal lavoro, oppure in altri momenti, ecco. Ma lo stesso, noi ci proviamo. Intanto tutto bene, stiamo bene a casa, stiamo oppure siamo al lavoro, siamo tranquilli. Raccontatemi qualcosa, come sempre. Oggi proponiamo il corso di spiritualità, un modo per vivere, ecco, la nostra fede, per approfondire la nostra fede. Ci piacerebbe anche sentire qualche parola da voi, ecco, qualche condivisione, se può dire in maniera semplice. E soprattutto insieme comprendere come costruire un proprio cammino di fede, un cammino di spiritualità. Intanto vediamo qualcuno comincia a connettersi con calma e ovviamente non sono cose obbligatorie, queste sono modi per poter stare insieme, per condividere un po' insieme la giornata, condividere un momento, ecco così. Oggi in tanti sono tornati al lavoro bene, molto contenti tutti quanti per questo e vedremo anche noi come creare i nostri progetti, i nostri programmi. Confidiamo che un giorno non sarà più necessario, ecco, fare questo anche perché è abbastanza impegnativo creare tutto questo insieme di attività. Però, insomma, noi ci proviamo, cerchiamo di stare vicino. Ecco, anche in maniera simpatica, ecco, oggi come avete visto, magari qualcuno ha visto, già che ieri avevamo spostato i banchi della chiesa per fare la messa all'altare della Madonna, mi sono detto, beh, sposto anche gli altri, così almeno facciamo un po' di pulizia. Allora abbiamo creato tutta questa fantomatica, simpatica palestra del cuore, ovviamente, spostando i banchi così, ma per fare anche un po' di intrattenimento, insomma, gente, alla fin fine. Cerchiamo di tirar fuori un po' di energia, un po' di forza, un po' di idee, un po' di simpatia, un po' qualche momento di ecco, anche di per ridere insieme, altrimenti gente, cosa facciamo? Voi e cosa facciamo noi? Allora anche questo stare insieme, anche condividendo delle foto, condividendo ecco quello che uno anche fa qui, ricordiamoci che siamo qui, io e Don Luca da soli. E noi non siamo uomini, cioè non siamo monaci, che neanche i monaci sono uomini solitari, ok? Siamo uomini per la comunità, allora cerchiamo in tutti i modi di creare comunità in un certo senso, di stare vicino alla comunità anche facendola ridere un momento. Oppure come ieri, ecco, tante persone che ci aspettavano a casa, ecco, per la benedizione delle famiglie. Allora, anche queste sono occasioni belle per poter condividere insieme, ecco, un istante, un attimo, proprio perché adesso in questione che anche siamo distanti, semplicemente vederci ci dà un qualcosa in più. Ci dà ecco, non potremo abbracciarci, sebbene non ci potremo magari toccare nel senso semplice del termine, però possiamo stare vicini. Lo sguardo cambia. Vedere l'altra persona dà un colpo alla vita, nel senso positivo. E allora vogliamo proseguire con i nostri programmi, ecco, in questo modo. Poi sicuramente c'è gente che lo fa in maniera più accentuata, più bella, più forte, c'è chi crea anche quei video spiritosi belli, da follower e quant'altro. Si va a capacità, io non ho questa capacità mediatica, di arrivare subito, ecco. Faccio quello che posso anch'io, nel limite dell'impossibile, ormai perché il possibile l'abbiamo già fatto. Però dai, ci proviamo. Allora, oggi siamo qui a proporvi il nostro momento del corso di spiritualità. Ecco, iniziamo questo.
affidandoci al Signore con la preghiera. Poi faremo un piccolo riassunto di cosa abbiamo fatto l'altra volta e cercheremo di proseguire il nostro cammino. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Accendiamo la nostra candela. Vieni Spirito Santo, scendi su di noi, donaci la grazia di vivere un buon incontro secondo la tua volontà. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, soffio di vita, concedici la gioia nel cuore, la voglia di ritornare a fare bene, ma soprattutto nell'attenzione anche all'altro. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, soffio di carità, donaci relazioni belle tra di noi che ci possano aiutare a crescere nella vita e nella fede. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Bene, allora, corso di spiritualità. Che cosa intendiamo? Un percorso di spiritualità, l'altra volta avevate suggerito queste parole, però vogliamo ripartire sempre anche da voi, ok? Corso di spiritualità, cioè, è un percorso di crescita, di conoscenza, di porsi delle domande per cercare. Allora, adesso già voi che siete da casa, provate a scrivermi sempre sulla diretta Facebook oppure attraverso WhatsApp al 347 0303 367 cosa intendete per percorso spirituale. Al di là di queste parole, se sono sorte nel cuore altre parole di queste, oltre a queste, ok? Quando parliamo di percorso spirituale, che cosa vi viene in mente? La prima parola che vi viene in mente parlando di questo, percorso spirituale. Io inizio un percorso spirituale, quindi mi aspetto da questo percorso spirituale che cosa? Ok? Avete compreso la domanda? Se parliamo di percorso spirituale, cosa ci aspettiamo da questo? Esempio per me, quando ho iniziato a creare il mio percorso spirituale, ero giovane, la prima volta che ho iniziato a dire bene, a me serve da comprendere, cominciare a costruire un percorso spirituale, pensavo tante cose, avevo tante idee per la testa, ok? Ma soprattutto vedevo il bisogno di crescere, il bisogno di approfondire. Per voi, quando parliamo di percorso spirituale, che cosa intendiamo? Al di là di quello che abbiamo già scritto la volta scorsa. Mi piace sentire anche parole nuove, sentire occasioni nuove per le vostre parole, ecco. Vediamo se qualcuno o qualcosa arriva a riguardo. Il percorso spirituale. Da giovane pensavo appunto a questo bisogno di crescere. Di crescere nella fede, ma soprattutto anche di mettermi in gioco, di vedere se davvero magari Dio stava dicendomi qualcosa, o vedere anche come cambiare un po' la mia vita o come approfondire appunto qualcosa della mia vita. Lì dipende sempre da ognuno dal proprio percorso. Vediamo se qualcuno ha qualche idea a riguardo di cosa intendiamo per percorso spirituale. Se noi iniziamo un percorso spirituale, ci aspettiamo che cosa? Che cosa ci aspettiamo da questo possibile percorso spirituale? Vediamo se qualcuno ha piacere di scrivere qualcosa sulla diretta o su WhatsApp. WhatsApp 347 0303 367. Per percorso spirituale noi intendiamo che cosa? Vediamo se arriva qualche accenno.
ma non sembra. Vabbè, noi proseguiamo. Intanto faccio riassunto di quello che abbiamo detto la volta scorsa. La volta scorsa abbiamo detto appunto crescita, conoscenza, domande. Quindi la prima cosa per iniziare a pensare a un percorso spirituale è creare un minimo di struttura, cioè non è soltanto un parlare in generale, è un entrare a piccoli passi, un comprendere la propria storia. La prima cosa per iniziare un percorso, quindi da qui verso il futuro, dobbiamo capire da qui verso il passato e quindi rileggere la propria storia. Primo suggerimento che ci siamo detti è iniziare a vedere un percorso, un possibile percorso. Quindi prepararsi un quaderno, preparare un quaderno, un quadernino, i piccoli, io ho quelli tipo A5 che sono comodi, ci stanno in tasca e sono facilmente nascondibili anche e soprattutto. Ma di fatto io mi sa che l'altro giorno ho iniziato il mio 98esimo quaderno, una roba del genere, perché mi piace scrivere. Vabbè, insomma, tipico di magari noi artisti. Mi piace scrivere vari appunti, ma soprattutto anche tutti i dialoghi tra me e Dio. Ok? Quindi, un quaderno. E la prima cosa che vi suggerivo la volta scorsa era quella di, su questo quaderno, cominciare a scrivere la linea della vostra vita. Ecco, non so se qualcuno di voi c'era la volta scorsa. Ditemi se qualcuno c'era, che così evito di ripetere magari le stesse identiche cose. Ecco, allora, come funziona scrivere, a fare il disegno della propria storia? Molto semplicemente. Si tira una linea, la linea della vita, con la nascita, di là dove siamo adesso, ok? E la prima cosa che mettiamo le tappe, quelle fondamentali, tipo nascita, adesso parliamo a livello di cose in generale. Se uno divide la propria vita a tappe, cosa mette? Adesso evidentemente la nascita. La scuola, comunione, cresima, il lavoro, per me ho messo l'entrata in seminario, la rimorsa di Lizzole e qualcos'altro, insomma. Ognuno mette le tappe che vuole, nella parte alta, quelli in rosso. Sotto, queste sono le tappe, appunto, aspetta, questo qua le ruote, le tappe. Sotto invece mettiamo gli eventi che hanno dato il carattere alla mia storia, tipo gli amici che dopo corrispondono anche agli incontri, gli incontri fondamentali. Allora, gli amici, per me gli scout, per me l'incontro con il quadro, quello San Bernardo a Bracciacristo che ormai vi ho già fatto conoscere. Oppure le persone, l'incontro, non lo so, gli eventi, ecco, quegli eventi che per me sono fondamentali. Ok? E questo l'ho scritto in verde. In mezzo, dunque, le tappe, gli eventi che mi hanno caratterizzato, ci inserisco quelle possibili esperienze di Dio che rileggevo e ho detto, qui ho incontrato Dio, ok? E io ho messo dei puntini blu, tipo per me Dio l'ho incontrato nell'esperienza con gli scout, beh, l'incontro con Don Luca sicuramente Don Andrea adesso. Oppure altre tappe, quando sono diventato prete o l'esperienza con Nuovi Orizzonti, non lo so, ecco, ci sono varie esperienze di Dio, ok? Perché cos'è fondamentale nella propria storia? Intanto sapersi prendere in mano, perché se abbiamo in mano la nostra vita, se conosciamo la nostra storia, possiamo rileggere dentro questa storia anche la storia di Dio. Ma se non ci conosciamo, è un po' difficile. Iniziare un percorso spirituale, appunto, da qui in futuro, è anche mettere in ordine queste cose. Come dire, creare un po' il percorso di Pollicino che ha messo le cose avanti e indietro, in ordine, ecco, per vedere il percorso fatto. Ed è importante soffermarsi in questo. Quindi, in questo percorso, tappe, eventi, esperienze. Ok? Ci siamo? Qualcuno mi dice qualcosa, ci siete, siete in linea, siete vivi, state ascoltando, sono abbastanza chiaro, si sente, non lo so, ecco, può essere di vostro interesse? Boh, è lo stesso, io parlo lo stesso, no scherzo, dai, no, però mi piacerebbe appunto interagire un po' di più su questo. Questa è la prima parte, tanto capisco che cosa, chi sono io, mi prendo in mano, comincio a comprendere.
Che cosa mi ha portato il mio io ad essere questo io attraverso queste esperienze? Nella conoscenza di me stesso, rileggendo la mia storia, però, riprendo anche un'altra cosa. Chi sono io? Certo, questa è la prima domanda. Ma la seconda domanda importante è chi è Dio per me? Attraverso l'esperienza della mia storia, rileggo chi sono io, ciò che mi ha formato, ciò che mi ha dato carattere, ma dentro di qui rileggo anche l'esperienza che ho fatto di Dio, perché è questa quello che sto cercando. Se uno inizia un percorso spirituale, inizia a dire cosa c'entra nella mia vita lo spirito, spirituale, ok? E quindi si lega letteralmente a dire, ma io Dio. Cosa abbiamo a che fare tra me e lui? Cosa c'entra Dio nella mia vita? Cosa c'entro io nella vita di Dio? E quindi noi rileggiamo tutto nell'esperienza, che non è un'idea, ma soprattutto ritrovare lo Spirito Santo. Tutto chiaro? Questo è quello che abbiamo detto l'altra volta. Abbiamo arrivato a qualcosa? Tutto chiaro? È difficile prendere appunti e nello stesso tempo scriverti. Immagino. Immagino, è difficile anche semplicemente corrermi dietro o starmi dietro in generale. Intanto, guardate che è abbastanza chiaro. Quaderno, storia della mia vita, domande. Chi sono io? Chi è Dio per me? Questo. Allora, adesso proseguiamo con la prossima. Oppa. La prossima domanda, ok? Intanto, ecco, sono contento che qualcuno risponde, vuol dire che ci siamo, c'è qualcuno in linea. Allora, noi stiamo guardando la nostra vita per comprendere quale esperienza di Dio abbiamo fatto. L'esperienza nostra, aspetta che lo scrivo. Allora. Esperienza. Aspetta che cado, faccio cadere tutto. Noi siamo qui per cercare di comprendere la nostra storia come esperienza, cioè cosa. Mi sto incastrando il tiro di sandali, così faccio meglio. Perché si sta meglio a volte scalzi. Anche perché, attenzione, entrare in questo percorso è entrare anche nel cosiddetto sacrario della nostra storia. Allora, mi piace rileggere in questo momento, perché stiamo entrando sempre di più in questa vita, in questo percorso, un brano di Mosè. Un brano di Mosè che adesso cerchiamo di trovare velocemente, e ovviamente veloci non lo sono mai. Mosè, quando trovò. Dov'è? Eccolo qua. Sapete la storia di Mosè, vero? I miei amici del musical lo sanno, spero. Ok, benissimo. Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame verso il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò, voglio avvicinarvi e osservare questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto, Mosè, Mosè, rispondimi, non avvicinarti oltre, togliti i sandali dei piedi, perché il luogo sul quale tu stai è un suolo santo. E disse, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Ecco, noi siamo in questa situazione qui. Siamo qui di fronte al nostro roveto ardente, perché noi quando parliamo di inizio del cammino spirituale è entrare pronto appunto in quel luogo dove noi facciamo esperienza di Dio. E quindi si tolgono i sandali. Che cosa vuol dire? È un segno di rispetto verso un luogo. Esempio, i cinesi, tendenzialmente, se ho visto bene, giapponesi forse più che cinesi,
e tolgono le scarpe e si entra con le pantofole lì, cos'è, quelle ciabattine lì. Proprio perché per non portare sporco da fuori dentro casa. Noi abbiamo le pattine o roba del genere. È la stessa cosa, quando si entra nella vita di una persona, si entra nel cammino dell'esperienza spirituale, bisogna andare in punta di piedi, perché è un luogo sacro, è un luogo, si entra nel percorso del cuore. Infatti noi possiamo dire, la nostra è percorso spirituale, ma in realtà è un percorso del cuore. Noi cerchiamo di andare nel fondo del cuore per capire che cosa abbiamo dentro. Ok? Ci siamo? E quindi trovare questo roveto ardente che arde, che non sappiamo neanche noi perché arde, ma c'è, il motivo per cui a volte ci spaventiamo e non vogliamo andare a guardare, perché non sappiamo come trattare questa cosa qui, però c'è. E lo sappiamo che c'è. E sappiamo che c'è Dio nella nostra vita, ma a volte non sappiamo come trattarlo, motivo per cui ne abbiamo paura. Si ha paura di cosa? Di ciò che si conosce o che non si conosce. Si ha paura di ciò che non si conosce. Perché? Perché non si può gestire. Ma Dio è qui per noi, non contro di noi. Quindi, esperienza di Dio. Ok? Esperienza di Dio barra e anche del nostro io. Allora, rileggendo la nostra storia, la prima domanda che ci diciamo, per cui motivo per cui abbiamo iniziato questo nostro percorso spirituale, è: che esperienza ha fatto di Dio? Il quando e il cosa l'abbiamo parlato altra volta nella nostra linea della vita. Tipo, la mia esperienza che ho fatto di Dio è stata negli scout, oppure nell'incontro con Don Luca, per dire una cosa a caso. La domanda è: che esperienza di Dio ho fatto? Cioè, che volto di Dio ho scoperto in quell'esperienza lì? Chi è quel Dio lì? Tipo, se dovessi dare un volto a quel Dio che ho incontrato in quell'esperienza lì, che volto avrebbe? Allora, per me, non sto qua a non scrivere intanto, vero? Ma io ho tutto il sacchetto di pennarelli pronto qua. Ma non ho il nero, pagliaccio che non sono altro. Tipo, nell'esperienza che ho fatto io di Dio dagli scout, è un Dio creatore, esempio. Il volto di Dio l'ho visto, il Dio della creazione, un Dio creatore che vuole che tu ti immerga in questa creazione e che tu collabori a questa creazione. È un Dio datore di lavoro, sì, certo, però che ti vuole dentro a questo sentire la fabbrica anche tua, passatemi il termine, ok, lavorativi. Oppure il Dio esempio che ho incontrato con Don Luca. Per dire, quando ero giovane, è inutile, quando Luca mi ha dato un'esperienza, Luca è da 27 anni, 20, dunque io avevo 16 anni, ne ho 43, quindi 25, 26, che ci conosciamo. Per me quell'esperienza di Luca era il Dio che segue il cammino con l'uomo, che è il Dio con noi, per me. Era il Dio con noi, che sta con la gente, ok? Esperienza, esempio, con quell'altro prete con cui ero, per me era il Dio della provvidenza. Allora, cosa vedete questi? Oppure un'altra cosa. Ecco, tutte le esperienze che noi facciamo, diamo un volto a quel Dio con cui ci mettiamo in relazione. È come dire, invece di chiamarlo Dio, mettici un sinonimo. Come lo rileggi? Che no, sinonimo daresti a questa presenza che tu hai comunque incontrato? Allora, ogni esperienza che abbiamo fatto di Dio nella nostra vita ci fa automaticamente, la possiamo riassumere con un termine con cui noi possiamo chiamare Dio. Ok? Allora,
dall'esperienza di Dio, che Dio abbiamo incontrato. Ok? Un'altra esperienza per me, sicuramente, è un Dio padre. Un Dio che ti custodisce come figlio, un custode, esempio anche. Un'altra logica dell'esperienza di Dio che ho fatto è anche il Dio, passatemi il termine, amore, ok? Volevo dire amante, nel senso che ti cerca, ok? Beh, a parte che è bellissimo, c'è la logica amante, amato. Si dice che questi tre termini sono collegati nella Trinità di Rublev. Allora, l'amore, l'amanto, l'amante e l'amato. L'amante è Dio che ama l'amato attraverso l'amore, che corrisponde il padre che è l'amante del figlio che è l'amato attraverso lo spirito che è l'amore. Molto bello questa esperienza e questa terminologia con cui noi possiamo parlare di Dio. Se parliamo con Chiara Ammirante, ad esempio, lei parla di Dio come il papi, il papino, proprio con quella tenerezza della persona che guarda Dio e sa di essere figlio, ok? E per altri la provvidenza, quel Dio che c'è sempre, il Dio presenza, provvidenza, ecco, presenza che c'è, che ti accompagna, ok? Allora, questa è l'esperienza che io ho fatto e i termini che io ho vissuto, perché dentro questi termini sento un'esperienza, sento uno sguardo di Dio che ho incontrato nella mia storia. Dovete guardare voi adesso, nella vostra storia, attraverso le esperienze che abbiamo fatto tutta l'altra volta, la logica, ok, della linea della vita. Ogni esperienza di Dio mi dà un volto di Dio. Che volto di Dio ho incontrato o come l'ho definito? Perfetto? Avete capito? Datemi un pollice su se avete capito, almeno quello, dai. Almeno un pollice su se avete capito. E adesso però mi scrivete voi, mi scrivete quali termini, quali sinonimi di Dio vi sorgono dal cuore che corrispondono alle esperienze che voi avete fatto di Dio. Dai, datemi voi un feedback da casa, in modo che capisco così che non stiamo parlando a vuoto, ma che state capendo la logica con cui rileggere la vostra storia e rileggere la vostra esperienza. Allora, bene, intanto qualcuno che mi sta dicendo ci siamo. Allora, vediamo se qualcuno ci manda qualcosa che qual è il sinonimo con cui potreste usare il termine, cioè con cui potreste chiamare Dio proprio perché sorge dalla vostra esperienza di Lui. Ok? È importante? Sì. È importante perché dice l'esperienza che avete fatto di Dio, voi di Dio, ma soprattutto l'idea che abbiamo noi di Dio. Allora, certo cerco il Dio nella mia, tutti cerchiamo Dio nella mia vita, però lo definiamo in maniera differente. Abbiamo bisogno di chiarire questa definizione di modo che non sbagliare presenza, non sbagliare il modo con cui atteggiarci con Lui. Perché a volte nella nostra storia noi ci perdiamo a cercare un Dio che non è questo nostro Dio, ma soprattutto rischiamo di perderci per strada. Ecco, allora nel momento in cui abbiamo chiaro chi è quel Dio che cerchiamo, ma soprattutto rileggiamo la nostra storia non da un'idea soltanto, ma proprio dalla fisicità dell'incontro che abbiamo avuto, allora anche l'esperienza di Dio, anche Dio prende una forma, prende un volto. E abbiamo bisogno di dare questo volto, sì, perché non stiamo trattando con un'idea, ma con una presenza, una persona. E ogni persona è legata ad un volto. Ok? A me piace un sacco questa immagine qui, esempio, pure l'immagine
quella che ho del quadro mio, il Dio San Bernardo abbraccia Cristo, ok? Il Dio che ha sede della croce, che abbraccia me, è stato fondamentale quel quadro lì, perché mi ha messo alla ricerca di questa esperienza di Dio, di questo Dio. Allora dobbiamo capire, noi vogliamo fare il nostro percorso spirituale, quindi alla ricerca dello Spirito, ricerca di Dio, ma abbiamo bisogno di capire chi è questo Dio. Allora abbiamo bisogno di dare una definizione. Vicino nelle prove, allora Franci, una mia cara amica, tra l'altro, mi dice: il Dio che lei ha chiamato vicino nelle prove. Certo, è un bellissimo termine, che quindi ci dice anche una presenza che è discreta, che c'è e che c'è nel momento del bisogno. Ecco, molto bello, grazie Franci. Ecco, se qualcun altro ha qualche altra idea, volentieri. L'idea o il sinonimo con cui voi potreste dire o chiamare Dio, ecco, partire dall'esperienza di Dio. Va bene, se qualcun altro vuole condividere, lo scrive sulla diretta, così cerchiamo anche di comprenderlo. Intanto, mentre voi scrivete, facciamo un passo successivo, anche perché stiamo andando verso. Noi facciamo un cammino, un percorso spirituale per comprendere questa esperienza di Dio, ok? E qui siamo al nostro terzo punto, ma soprattutto anche, ma abbiamo detto già l'altra volta, per capire anche come agisce chi l'esperienza di Dio, che anche aspetta. L'esperienza dello spirito santo. Allora, Paola ci dice anche: esperienza è il Dio della pazienza. Sicuramente in questo tempo il Dio della pazienza, provate a pensare quanta pazienza ha con noi Dio. Noi peccatori, noi che torniamo a fare sempre le nostre cose, i nostri peccati, noi che ci perdiamo, eppure lui non si stanca mai di noi. È bello questa idea del Dio della pazienza, il Dio che attende i suoi figli e cerca appunto di accoglierli. Il Dio, mi viene in mente, per l'immagine, perché mi piace lavorare con l'immagine, il Dio del Padre misericordioso che attende il figlio che era fuggito per sperperare tutto e dopo torna, è il Dio che è lì sulla porta di casa. Bellissima quell'immagine lì, fantastica. Il Dio dello Spirito Santo, perfetto. Allora, stavo dicendo, scusate, il Dio dell'esperienza di Dio, del Dio della pazienza, mi perdo con tutti i vari discorsi che ho in testa. Allora, proseguiamo il nostro cammino. E se non arrivano altre idee di questa idea che abbiamo fatto, di questa esperienza, non l'idea, l'esperienza che noi abbiamo fatto di Dio. Allora, il percorso spirituale è rileggere la propria storia per incontrare Dio, ma soprattutto rileggerla con che cosa? Con gli occhi dello Spirito. Quindi diventa esperienza dello Spirito Santo. Attenzione! Noi parliamo spesso di Dio, c'è Dio, certo, tendenzialmente lo bestemmiamo, tendenzialmente, lo usiamo come nostro modo intercalare per scaricare la nostra tensione, che dopo mi domando quanto si scarica di fatto. Sappiamo chi è Gesù, è la storia che ci insegna la parte, tra virgolette, forse morale della nostra vita, in realtà non è così, non è solo questo. Ma lo Spirito Santo è il terzo incomodo che tendenzialmente non trattiamo tantissimo, ma che noi ci vogliamo approfondire, soprattutto in vista della Pentecoste, che sarà quando anche si riaprirà la Chiesa 10 a 1. L'esperienza dello Spirito Santo, che cos'è? È vedere come Dio sta al gioco con te. La storia dello Spirito Santo, attenzione, la sapete, Gesù risorge, anzi la leggiamo. Beh, no, stesso, Gesù risorge, incontra il reparto pronto soccorso, cioè, certo, anche lì.
incontra Maria gli apostoli al cenacolo e dopo lascia lo spirito. Dopo lui va via, ma lascia lo spirito. Lo spirito per cosa? Per continuare a far sì che la gente possa fare esperienza di Dio. Quindi l'esperienza di Dio è la figura del Dio, il Padre, ok? E noi definiamo questo qui con il... Perché se noi guardiamo bene, questa esperienza di Dio è tendenzialmente del Padre, ok? Un Dio paterno. Ma noi, nell'esperienza spirituale, facciamo l'esperienza dello Spirito Santo, cioè di colui che ci accompagna nel cammino. Lo Spirito Santo è necessario? Sì. Perché? Perché colui che appunto ci prende per mano e ci accompagna nel cammino, è colui che ci mostra, è come dire, gli occhiali con cui guardiamo le cose, è lo sguardo. È uno sguardo l'esperienza dello Spirito Santo, perché noi a volte diciamo, ma come mai che non l'ho mica vista? Adesso lo vedo invece. Quindi è proprio dire, avere gli occhi, un paio di occhiali nuovi che mi mettono a fuoco. Perché guardiamo, è un mettere a fuoco. Sto scrivendo malissimo, perché sono nella condizione bruttissima. È un mettere a fuoco. Allora, lo Spirito Santo è necessario. Ad esempio, tutti i momenti di preghiera inizio con lo Spirito Santo. Perché? Perché è colui che accompagna. Quindi l'esperienza. Aspetta, che abbasso la Bibbia. È l'accompagnamento. Ok? E lo Spirito Santo è colui che anche riscalda il cuore, ok? Che ti dà l'energia, cioè che ti dice avanti, prosegui. È l'amico, è anche chiamato l'avvocato, attenzione, colui che parla per te o parla per Dio a te. Differenza tra Spirito Santo e angeli. Noi che ci crediamo entrambi, lo Spirito Santo è parte di Dio. Ok? A me piace un sacco la figura dello Spirito Santo perché è colui che ti prende per mano e ti accompagna nel cammino, è colui che crea e ricrea la Chiesa, ok? È colui, è lo Spirito creatore, ok? Quando non sappiamo cosa fare, o come fare, chiediamo a colui che ci può accompagnare, che è lo Spirito Creatore. Ok? Quindi noi di fatto, quando parliamo di esperienza spirituale, è l'esperienza dello Spirito. Ok? È l'esperienza dello Spirito Santo, cioè di colui che con la provvidenza, così, con la storia, con le conoscenze, con tutti i doni e frutti, ok? Parliamo di doni e frutti dello Spirito Santo, ok? Mi fa dire, sì, io ho ricevuto questo, quindi per forza di cose ho fatto esperienza di questo. Senza Spirito Santo non posso arrivare all'esperienza di Dio, perché è colui che mi introduce. Come si fa a fare esperienza dello Spirito? Come si fa per fare esperienza di Dio? A volte bisogna fermarsi, riconoscere nella nostra storia il suo cammino e questo lo si fa anche con un atto di umiltà, cioè dire io ho bisogno di te. E questo in primis attraverso una cosa santa che si chiama preghiera. Ma sulla preghiera tratteremo meglio la prossima volta, perché iniziamo il percorso ancora più in profondità. Quindi, noi dobbiamo fare un'esperienza, creare un nostro percorso spirituale, che è un'esperienza, un percorso di conoscenza di noi nella nostra storia. Nella nostra storia conosciamo noi, conosciamo Dio. Ci domandiamo chi siamo noi, chi è Lui. Ci siamo posti chi è Dio? Dall'esperienza che abbiamo fatto, chi è questo Dio? Che termine con che termine lo possiamo chiamare? Con che sinonimo lo possiamo chiamare nell'esperienza fatta? Ma nell'esperienza fatta noi facciamo di soprattutto l'esperienza dello Spirito Santo. Quella persona di cui ci dimentichiamo sempre, ma che diventa fondamentale per noi. È la chiave con cui entrare dentro la casa dove facciamo famiglia con Dio. È necessario perché? Perché ci dà quello sguardo che ci dà valore alle cose che abbiamo visto,
ci fa mettere a fuoco l'esperienza di Dio, ci accompagna, ci ricrea, perché lo Spirito porta avanti la Chiesa, con i doni e i frutti. E soprattutto ci fa dire, qui ho fatto esperienza di Dio, perché? Perché qualcosa si è acceso. Allora, andiamo un po' verso il finale. Abbiamo prima parlato dell'esperienza di Dio, ok? Quindi quei momenti in cui abbiamo detto, qui ho incontrato Dio. Poniamoci adesso, andiamo un'altra ultima domanda per oggi. Domandiamoci, ma quando mi sono sentito preso per mano e accompagnato nel mio percorso, ok? Quando ho camminato con lui, quando sento che lui, insomma, mi è stato vicino. Ok? Parliamo dello Spirito Santo. Quando ho fatto un passo in più nella mia storia. Ok? Quindi qui mettiamo un bel più. Che vuol dire? Quando penso nella mia storia, ho davvero un evento che ha cambiato, ho davvero incontrato Dio. Un evento. Evento che qui dici, qui non potrebbe essere stato se non lo Spirito Santo. Ecco, non è SS in quanto Spirito Santo. Va bene? Quando ho fatto esperienza di questo Spirito Santo, quando mi sono sentito accompagnato, preso per mano, non ce la facevo, lui mi ha preso addirittura in braccio, quando ho sentito che qualcosa è cambiato tutto d'un tratto, ma era la cosa giusta a fare, quando ho sentito che davvero in quel momento lì era lo Spirito che mi ha parlato dentro, che mi ha detto qualcosa dentro. Proviamo a pensarci, a soffermarci di questo. Quando nella mia storia ho fatto esperienza dello Spirito Santo. Come si riconosce lo Spirito Santo? Lo si riconosce perché è qualcosa che tocca il cuore. Lo Spirito Santo ha quella caratteristica, tocca il cuore e ti fa e soprattutto ti dà la forza per fare un cambiamento, ovviamente verso in avanti. Faccio la freccia per il cambiamento. Tocca il cuore. Ti prende per mano, facciamo una mano stilizzatissima, orribile, e ti fa fare un passo in avanti. Queste sono alcune caratteristiche che ci fa dire, qui lo Spirito Santo era in atto. Allora, nel procedimento nostro, partiamo da lì. L'ultima domanda appunto che vi lascio è, quando ho fatto questa esperienza dello Spirito in cui mi sono sentito preso per mano? Il mio cuore ha fatto un sussulto e appunto mi ha fatto fare un passo in più. Ok? Ci siamo? Ci fermiamo qui, sia perché devo preparare messa, sia perché da adesso in poi, questa è tutta la parte introduttiva, poi entriamo nella parte della preghiera, appunto dove noi facciamo esperienza dello Spirito Santo, ma lo faremo la prossima settimana, la prossima volta. Va bene? Bene, allora grazie di essere stati con noi. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Voi scrivetevi tutto, tutto ciò che vi sto dicendo, raccontando. Voi scrivetelo, prendetevi appunti, ma soprattutto rileggete questi appunti nella vostra storia, di modo che dalle idee che io vi do, voi gli scrivete in fianco l'esperienza che voi avete fatto. Ok? Bene, se c'è qualcuno che vuole dire un saluto, fare una parola, dire ho capito qualcosa, almeno un quarto di ciò che hai spiegato l'ho capito. Ovviamente tutto ciò, adesso lo parliamo in teorie, ok? In realtà è una cosa da fare con il proprio padre spirituale, la propria guida spirituale, perché allora si parte appunto dalla vostra reale esperienza. Adesso sto partendo dalla teoria per farvi rileggere in esperienza, in realtà sarebbe da fare il cammino al contrario. Però diamo dei suggerimenti buoni anche per questo nostro tempo da stare insieme per poter crescere anche attraverso queste cose qui. Va bene? Pollice su se tutto va bene, se tutto è abbastanza chiaro, se invece è stato disinteresse, amen, pace. Io adesso concludiamo qui con la preghiera.
e poi andiamo per la messa per le 18. Dopo la messa ci sarà il rosario, stasera mi pare che è in zona, non mi ricordo più, vediamo dove, sarà diretta online, però ovviamente sono solo via Mantegna Capitello. Ok? Bene. Concludiamo con la preghiera a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie mille di essere stati con noi, ci vediamo prossimo giro e ci vediamo alla messa per chi viene a messa. Va bene? Ottimo. Ciao. Fatemi un sorrisino ogni tanto.